Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te è di James Redfield e si intitola La profezia di Celestino. In Perù viene ritrovato un antico manoscritto noto come la profezia di Celestino, contenente al suo interno 9 importanti chiavi della conoscenza. Questo libro appunto narra le vicende di uno psicologo americano e delle sue avventure alla ricerca di questo antico manoscritto contenente 9 chiavi per chiarire l'esistenza umana, manoscritto che viene ritrovato e diventa oggetto di studi e di ricerche. Il protagonista si lascia coinvolgere a pieno in questa ricerca, spinto dalla curiosità del racconto di un amico, e quindi decide di partire per il Perù alla ricerca di questo antico testo che contiene risposte alle domande più importanti che attanagliano la vita dell'uomo. Una volta ritrovato, ovviamente, iniziano le difficoltà per il protagonista. L'antico documento viene conteso da scienziati aperti e progressisti, per così dire, ricercatori spirituali alternativi, sacerdoti cattolici, liberali, dalla Chiesa e dal governo peruviano. In particolare quest'ultimo, essendo impaurito dall'impatto che le rivelazioni contenute nel libro potrebbero avere sull'intera popolazione, si pone proprio come ostacolo a tutti quelli che vogliono divulgarne il contenuto e cerca di distruggere tutte le prove. Ma andiamo a leggere qualche pagina insieme. Mi fermai davanti al ristorante e parcheggiai appoggiandomi un attimo al sedile per pensare. Charlene mi aspettava già dentro, voleva parlarmi. Ma perché? Non la sentivo da 6 anni. Chissà per quale motivo si era fatta viva proprio una settimana dopo che mi ero ritirato a vita solitaria nei boschi. Uscii dal furgone e mi avviai verso il ristorante. Alle mie spalle l'orizzonte inghiottiva gli ultimi bagliori del tramonto e lame di luce color rame attraversavano il parcheggio bagnato. Soltanto un'ora prima, un breve temporale aveva inzuppato ogni cosa, rinfrescando la serata estiva che la luce morente del crepuscolo rendeva quasi irreale. In cielo intanto era comparsa la luna. Mentre camminavo, la mia mente era affollata da vecchie immagini di Charlene. Era ancora bella e intensa? In che modo il tempo l'aveva cambiata? E che cosa avrei dovuto pensare di quel manoscritto che mi aveva menzionato, un antico documento ritrovato in Sud America e di cui non vedeva l'ora di parlarmi? Devo aspettare 2 ore tra un volo e l'altro, mi aveva detto al telefono. Possiamo vederci a cena? Il contenuto di questo manoscritto ti piacerà sicuramente. È proprio il genere di mistero che ti appassiona. Il mio genere di mistero. Che cosa aveva voluto dire? Il ristorante era affollato e alcune coppie stavano aspettando che si liberassero dei tavoli. La direttrice di sala mi disse che Charlene si era già accomodata e mi indirizzò verso una terrazza che sovrastava la sala da pranzo principale. Salii alcuni gradini e mi accorsi che intorno a uno dei tavoli si era radunata una piccola folla. C'erano anche 2 poliziotti che a un tratto si girarono e scesero di corsa ai gradini oltrepassandomi. Appena l'assembramento di gente si disperse, riuscii a vedere la persona che sembrava essere stata al centro dell'attenzione, una donna ancora seduta al tavolo. Charlene! Mi avvicinai velocemente. Charlene, cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non va? Gettò indietro la testa, fingendosi esasperata, e si alzò, esibendo il suo famoso sorriso. Mi accorsi che i suoi capelli avevano qualcosa di diverso, ma il viso era esattamente come lo ricordavo. Lineamenti delicati, labbra carnose e grandi occhi blu. «Non ci crederai mai!» esclamò avvolgendomi in un abbraccio affettuoso. «Qualche minuto fa sono andata in bagno e qualcuno mi ha rubato la valigetta!» «Cosa conteneva?» «Niente di importante, solo libri e giornali che mi ero portata per il viaggio. È incredibile, la gente seduta agli altri tavoli mi ha raccontato che un tizio è venuto fin qui, l'ha presa e se n'è andato. Hanno fornito una descrizione alla polizia e agli agenti e hanno detto che avrebbero perlustrato la zona. Forse dovrei aiutarli. No, 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 lascia perdere, non ho molto tempo a disposizione e ho bisogno di parlarti». Feci un cenno d'assenso e Charlene suggerì di sederci.
Si avvicinò un cameriere e dopo aver sbirciato il menù facemmo le nostre ordinazioni. Per una quindicina di minuti discorremmo del più e del meno, accennai in termini vaghi al mio ritiro sul lago, ma Charlene non si lasciò distrarre dalla mia imprecisione. Chinandosi in avanti, mi sorrise di nuovo. «Allora, cosa ti sta veramente succedendo?» mi chiese. La fissai negli occhi intensamente. «Vuoi sentire subito tutta la storia, vero?» «Come sempre», mi rispose. «Dunque, la verità è che in questo periodo ho deciso di dedicare tempo a me stesso e quindi me ne sto sul lago. Finora ho lavorato sodo e adesso sto pensando di dare una svolta alla mia vita». Ricordo che mi avevi parlato di quel lago, ma credevo che tu e tua sorella avesse dovuto vendere. «Non ancora. Il problema sono le tasse patrimoniali, il terreno è molto vicino alla città e così le imposte continuano ad aumentare». Charlene annuì. «Che farai dopo?» «Non lo so ancora, qualcosa di diverso». Mi lanciò un'occhiata divertita e mi disse: «Mi sembri requieto, come tutti gli altri». «Immagino», commentai, «perché me lo chiedi?» «È nel manoscritto». La guardai a mia volta senza fare nessun commento. «Parlami di questo manoscritto», dissi. Si appoggiò allo schienale come se volesse raccogliere le idee e poi tornò a fissarmi negli occhi. «Credo di averti già detto per telefono che alcuni anni fa ho lasciato il giornale e sono andata a lavorare per un'agenzia di ricerche che indaga sui cambiamenti culturali e demografici per conto delle Nazioni Unite. Il mio ultimo incarico è stato in Perù. Mentre ero laggiù a completare alcune ricerche presso l'Università di Lima, sentivo continuamente parlare del ritrovamento di un antico manoscritto, ma nessuno mi forniva il benché minimo dettaglio, nemmeno gli incarichi dei dipartimenti di archeologia o antropologia. E quando ho contattato in proposito il governo, anche loro hanno negato di saperne qualcosa. Una persona però mi ha confidato che in effetti il governo stava lavorando per eliminarlo per qualche motivo, anche se non se ne sapeva molto. «Tu mi conosci?» continuò. «Io sono curiosa. E così, quando il mio incarico è terminato, ho deciso di restare nei paraggi un altro paio di giorni per vedere cosa sarei riuscita a scoprire. All'inizio, ogni traccia che seguivo sembrava finire in un vicolo cieco, ma una volta, cenando in un locale fuori Lima, notai un sacerdote che mi fissava. Dopo un po' si avvicinò per dirmi che mi aveva sentita chiedere informazioni a proposito del manoscritto. Non volle rivelarmi il suo nome, ma accettò di rispondere a tutte le mie domande. Esitò per un istante, continuando a fissarmi intensamente. Mi raccontò che il manoscritto risale al 600 a.C. e predice un'imponente trasformazione della società umana. «A partire da quando?» chiesi. «Dalle ultime decadi del XX secolo». «Adesso?» «Sì, adesso! Ma che genere di trasformazione?» Per un istante mi sembrò imbarazzata, poi proseguì con vigore. Il sacerdote mi spiegò che si tratta di una specie di rinascita della coscienza che avverrà con molta lentezza. Non è di natura religiosa, ma spirituale. Stiamo scoprendo qualcosa di nuovo a proposito della vita umana su questo pianeta e del significato della nostra esistenza. E secondo il prete, questa conoscenza modificherà enormemente la cultura. Fece un'altra pausa e poi aggiunse: «Scritto è diviso in sezioni o capitoli, ognuno dei quali è dedicato a una particolare percezione della vita. Secondo il documento, proprio in questi anni, gli esseri umani cominciano a comprendere il significato delle percezioni in modo sequenziale, una dietro l'altra, in modo da passare dallo stato in cui si trova la Terra attualmente a una cultura completamente spirituale». Scossi la testa sollevando le sopracciglia. «Cinico, ma e tu ci credi?» «Bene», esclamò. «Io penso». «Guardati intorno», la interruppi, indicando la folla seduta nella sala sotto di noi. «Questo è il mondo reale. Laggiù vedi forse qualcuno che sta cambiando?» Proprio mentre lo dicevo, da un tavolo all'estremità del salone si sentì un'esclamazione rabbiosa, una frase che non riuscii a capire, ma che era stata abbastanza forte da zittire tutti i presenti. Prima pensai che si trattasse di un'altra rapina, ma mi accorsi ben presto che era solo una lite. Una donna sulla trentina si era alzata di scatto e fissava indignata l'uomo seduto davanti a lei. «No!» urlava. «La nostra relazione non va come volevo, capisci? Non funziona affatto!» Si ricompose, lanciò il tovagliolo sul tavolo e se ne andò. Charlene e io ci guardammo in faccia, sconvolti per il fatto che quell'esplosione fosse avvenuta proprio nel momento stesso in cui parlavamo della gente seduta sotto di noi. Alla
fine Charlene indicò con un cenno del capo l'uomo rimasto seduto da solo al tavolo e commentò: «È il mondo reale che sta cambiando». «In che modo?» le chiesi ancora scosso. «La trasformazione inizia con la prima illuminazione e secondo il sacerdote questa affiora sempre incoscientemente causando un profondo senso di irrequietezza». «Irrequietezza?» «Sì!» E queste sono le prime pagine del libro di James Ridfield di oggi, La profezia di Celestino, un libro su cui riflettere, che contiene un messaggio spirituale di speranza e che continua a parlare ai lettori di tutto il mondo e di tutti i tempi. Tra l'altro la nuova edizione contiene anche una lunga postfazione di James Ridfield indirizzata particolarmente ai millennials che ora più che mai hanno bisogno di un risveglio spirituale. Ma come sempre lascio la parola a voi, che il libro lo avete già letto. E Valentina scrive: un libro molto particolare che parla di coincidenze, sincronicità e crescita spirituale. Un'opera piacevole da leggere grazie alla scrittura in grado di incuriosire capitolo dopo capitolo. E poi Maria Grazia: devo dire che è stato utile da leggere, ogni persona che ha curiosità di tipo spirituale dovrebbe leggerlo e mi ha appassionata tantissimo. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast e noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.